i tanti infortuni dei big della Juventus stanno mettendo in evidenza e stanno aiutando anche i giovani della next gen, giovani che stanno emergendo, giovani che stanno facendo conoscere e che si stanno facendo apprezzare. Questa situazione tra virgolette drammatica in casa Juve ha portato quindi alla valorizzazione di alcuni di questi giocatori, e da lì parte quindi un progetto interessante, un progetto che porta la Juventus a pensare al futuro, perché questo progetto Next Gen è un progetto che ha intenzione di sviluppare tanto la Juventus. E c'è tra l'altro un nome che intriga molto la dirigenza juventina, un nome che è stato messo chiaramente al centro della difesa, perché è proprio lì che tra Bonucci, l'anno scorso è andato via Chiellini, si stanno perdendo un po' i pezzi. L'anno prossimo saluterà Alessandro, Danilo alla sua età, è chiaro che bisogna guardare al futuro da questo punto di vista, e quindi si cercano dei giocatori per il futuro. Occhio, perché anche la Gazzetta parla di Juventus che sta adocchiando il nome di difensore preso lo scorso anno, ed è secondo me un gran bel difensore, e che è proprio un giocatore che stiamo vedendo nell'Under 23, o meglio, nella Next Gen, ed è Muarevovic, un difensore bosniaco molto interessante, che sembra essere il fiore all'occhiello della nuova difesa della Bosnia, ma soprattutto della Juventus. Scopriamo quante possibilità ci sono effettivamente di vederlo in prima squadra, perché non è detto che possa arrivare in prima squadra, però secondo la Gazzetta la Juventus sta facendo un bel progetto su di lui, sta facendo un bel percorso di crescita. È come l'intenzione che alcuni giocatori della Juventus li stia proprio crescendo in casa, per poi poter dire ok, li lancio direttamente, anche se ci vuole da questo punto di vista l'allenatore giusto. Parliamo intanto di un centrale mancino, classe 2003, quindi di fatto un giocatore molto giovane, un 19enne, che è già presente nell'Under 21 della Bosnia, e che quindi ha già, come dire, fatto delle presenze di un certo tipo. Un giocatore che è preso a parametro zero, soffiandolo alla concorrenza di grandi squadre, si parla addirittura del Bayern Monaco che era su di lui, la Juventus in qualche modo strappa alla concorrenza questo ragazzo che è davvero sembrava destinato ormai alla Bundesliga. Giocatore molto giovane che addirittura qualcuno ha paragonato a giocatori di un certo livello. Lasciamo stare i paragoni, perché io credo che non facciano mai bene ragazzi così giovani. Di fatto però, quando la Juventus vede questo ragazzo e trova la possibilità di poterlo prendere a parametro zero, ci si fionda. Lo prende lo scorso anno, gli fa fare un anno in Under 23, e quest'anno sta ulteriormente giocando in Under 23. E che tipo di giocatore è? Perché poi partiamo da quello, dalle caratteristiche. Parliamo di uno che è una sorta di montagna, fisicamente parlando, perché parliamo di un ragazzo di 1,87, quindi grande fisicità, una struttura fisica importante, ed è il classico difensore moderno. Ormai tutti i difensori tendono a valorizzare molto quella che è l'aggressività, quella che è la grinta che vedi soprattutto negli anticipi, perché ormai i difensori moderni non aspettano più l'avversario, ma tendono molto spesso a cercare l'anticipo, e in questo lui è molto bravo. Ha due aspetti che piacciono tanto alla Juventus: il fatto che sia mancino, che non è una cosa da poco visto l'attuale rosa della Juventus, e il fatto che è molto bravo nell'anticipo, che è un aspetto che piace molto alla dirigenza juventina, e soprattutto molto spesso lo fa anche molto alto. Cioè l'anticipo non lo fa in una zona di campo molto, diciamo, arretrata, lo fa quasi a centrocampo, e questo è un aspetto interessante perché aiuta la squadra a ripartire. Ma occhio, perché può anche essere, e lo è, un aspetto negativo, e ci arriviamo, ora arriveremo anche agli aspetti negativi di questo ragazzo. Quindi aggressività spiccata, non ti aspetta, lui tendenzialmente ti sta attaccato, e quando può non è alla Bonucci che ti aspetta magari dietro e magari poi prova l'uno contro uno e magari vieni anche saltato. No, lui è uno che cerca addirittura di evitarlo uno contro uno, perché ti vuole anticipare sempre, o attraverso appunto l'anticipo secco col suo mancino, o addirittura di testa. Perché? Perché in questo è molto bravo, un gioco aereo sviluppatissimo, visto che parliamo di ragazzo di 1,87, quindi hai questa altezza, la sfrutti, hai questa capacità, questa struttura, la devi sfruttare, inevitabilmente non puoi che sfruttarla. Quindi uno stacco importante, anticipa molto spesso di testa l'avversario.
Occhio perché un altro aspetto interessante è il fatto che ama impostare. Attenzione però perché già si è partito subito con il volo pindarico, molti hanno detto ecco, il nuovo Bonucci no. Il nuovo Bonucci no perché non ha quel tipo di piede. Cioè, gli avversari sanno che l'azione molto spesso riparte da lui. Il portiere quando deve dare il pallone al compagno più vicino lo dà a lui. Il compagno cerca molto spesso lui per la fase di impostazione, la prima impostazione, che forse alle volte è anche la più importante, però non è un fenomeno nei lanci. Cioè, molto spesso ho sentito lui può essere il nuovo Bonucci. No, non è il nuovo Bonucci perché sì, ama partire da lui. L'azione parte molto spesso da lui, ma se di fronte ai Bonucci, parte da Bonucci, ecco per intenderci. Quindi tecnicamente è bravo, però nei lanci lunghi non ci aspettiamo un fenomeno. Ci ricolleghiamo però al discorso degli anticipi, perché è molto bravo ad anticipare, però ci sono delle volte in cui questa aggressività alle volte gli si annebbia un po' la vista, diciamo così, cioè ogni tanto si va a prendere troppo alla foga e questo l'abbiamo visto alle volte anche con Demiral, molto spesso si tramuta in un aspetto negativo, cioè quando lui prova ad anticipare l'avversario, ma l'avversario lo in qualche modo lo beffa e quindi evita l'anticipo, ecco che lui poi lì difficilmente riesce a recuperare. Molto spesso mette nei guai i compagni. Quindi è un aspetto che deve migliorare, cioè è bravo nell'anticipo, ma quando non anticipa sono guai. E questo è un aspetto molto interessante, da cui bisogna migliorare. Cioè proprio nell'attenzione. L'attenzione difensiva deve essere molto più di un livello più alto, perché poi quando giochi nella Juventus non puoi fare certi tipi di errori e se lo fai rischi poi di non giocare più per chissà quante partite, quindi è un ragazzo che comunque deve crescere, stiamo comunque parlando di un classe 2003, quindi non puoi pretendere che sia già, anche perché soprattutto in ambito difensivo si migliora soprattutto con l'età, con l'esperienza, mentre un attaccante può essere già fenomenale a 18 anni. Un difensore deve imparare molto, secondo me, anche nelle fasi successive. Per questo io dico che sì, a 18 anni puoi vedere un ragazzo molto forte, ma non lo vedi mai completo a 18 anni. O se lo vedi vuol dire che è un predestinato. Per cui un ragazzo su cui si sta lavorando e a 19 anni credo che sia l'età giusta per poter pensare se fargli fare quel tipo di passaggio o meno. Io credo che vista, diciamo, la situazione attuale, io credo che la Juventus, si parla di lui di un ipotetico arrivo per la prima squadra l'anno prossimo. Non lo so, nel senso non so se è addirittura già pronto per questo tipo di salto. Io credo che ancora un anno, non nella Juve Next Gen, ma tutto quest'anno nella Juve Next Gen, poi l'anno prossimo sono in una squadra di Serie A ci deve andare a fare un prestito perché non lo ritengo ancora pronto a tutti gli effetti. Magari tra 2 anni sì, tra 2 anni sì, ma c'è il rischio che magari arriva la Juve, però fa tutta la panchina e non lo aiuterebbe fondamentalmente. Quindi credo che un progetto così, cioè rimane tutto l'anno alla Next Gen, poi l'anno prossimo in Serie A in prestito, in una squadra che concede minutaggio e non in una squadra qualunque, ecco che lì qualcosa può cambiare. Un ragazzo che vi piace, un difensore che vi piace, parliamone nei commenti, perché questo non è un ragazzo che si farà, ma ci vuole obiettivamente un po' di tempo.